Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Nello scorso episodio abbiamo affrontato l'episodio 11 e in questo tocca all'episodio 12. Io non volo. Abbiamo un collezionabile da trovare e tre sfide. Andiamo. Io non volo, ci sarà un boss volante, ok. Luogo, laboratorio segreto. Eccolo che porta via le gambe. Hanno già preso la testa, il torso e le gambe questi, eh. Questi che tirano le fionde, quanto li odio. Crepate. Ok, fatemi potenziare ora. E poi guardiamo subito le sfide. Allora, non farti ferire più di due volte da ostacoli. Sconfiggi 15 robot usando attacchi in salto. Sconfiggi 10 nemici usando colpi pesanti. Ok, colpi pesanti non so a cosa si riferisca, sinceramente. Forse è l'ultima combo. Poi io qua faccio così. E chi si è visto, si è visto. Eccoci qui. Questo però era una schivata, eh. Bello il range di Donatello comunque. E questi? Ma nessuno mi ha mai detto che non si corre con i coltelli a mano. Vabbè. Vabbè, Donatello, cioè, quando ce la fai, eh? Proprio ai tuoi comodi. Ok. Oh no! Sapevo che mi avrei fatto male, perché ci sono andato sopra? Ok, attenti ai robot. Ora attacchi in salto? Attacchi in salto? Eh sì, attacchi in salto. Se si deve fare attacchi in salto, si fa l'attacco in salto. Di attacco in salto. Allora, guarda quel robot di merda che sopravvive, eh. Vabbè, tanto c'è solo un casino qua di robot. Che voglia di tirare una special e ucciderli tutti questi. Ma facciamolo con l'attacco in salto, così ci prendiamo la sfida e siamo tutti contenti. Eccoci qua. A quanto siamo? 7 su 15. Ok. Bisogna stare attenti agli altri danni. Danni collaterali qua. Ecco fatto. Crepate tutti i mostri. Ne arrivano altri? Oh, i robottini! Vai, attacca in salto sui robottini. Giù, via, tutti. Io faccio così e faccio saltare voi. Ah, che botta. Volevo evitare lì, ma non ce l'ho fatta. Qua invece ce l'ho fatta molto bene. Questo non si può distruggere, vero o no? Non è un collezionabile. Attenzione, qua ci sono dei tombini un po' strani. E infatti arrivano i robottini stronzi. I robottini stronzi a cui si può rispondere però con degli attacchi montanti. Guarda così. Ecco fatto, via tu, tira fuori dalle palle. Ed ora distruggiamo tutto. Nuova mossa sbloccata, super attaccolante. Y durante il salto mortale per eseguirla. Ma non l'avevo già sbloccata. Vabbè, qua sono stupido però. Voglio farlo. Vai, boom! E addio tutti. Ok. Guarda questo incazzato che arriva con l'attacco in salto. Io qua mi metto un attimo a meditare. Bene. Sei un grande, bro. Oh, attento che questo mi ciula, eh. Ok, bravi. Fatemi ammazzare tutti dalla trappola ambientale lì. Così almeno. Venite tutti qui, venite tutti qui. Bravi. Non è successo nulla. Mannaggia me. Distruggiamoli così questi, va. Oh, ho colpito pure a voi insieme. Madò, come vi ho disintegrati. Comunque niente, questo gioco è molto semplice, spammando gli attacchi speciali. Molto, molto semplice. Credo che nell'arcade, nella modalità arcade, poi tu non possa più farlo effettivamente questa cosa. Perché è OP. Guardate, arriviamo qui, tranquilli. Wow! Va bene, mi fate passare per favore? Grazie. Ma c'è modo di evitarla questa cosa? La posso distruggerli effettivamente. Volevo usare la mia special. Vai. Ok. Ora io mi potenzio, tranquillo. E a voi vi seguo, perché mi avete rotto le palle. Ecco fatto, fuori voi. Fuori pure tu. E fuori anche tu.
Lo scarabeo, insetto. Guardalo qui. Qui c'era tra l'altro solo un collezionabile in questo livello, quindi è quello che abbiamo trovato. Lo scarabeo. Ok, qui urge una special. Ecco, poi tra l'altro quando fai le special non prendi nessuno. Ci pensano i nemici a entrare nella tua special. Ho fatto tutto qui, no? Devo entrare qui, no? Ah, questi devono essere distrutti. Oddio, che palle. Ma facciamo così che è meglio. Ma piuttosto uso due special per due robottini di merda, ma non me ne frega niente. Tanto adesso qua. No, volevo meditare. Va bene, mi ha mangiato. Mi stanno disintegrando in questo momento. Devo caricare uno special e poi usarla subito. Vai. Olè. Ci liberiamo di un po' di merda in giro. Ok, ricarichiamoci. Intendo la special e l'energia. Ok, andiamo. Qui abbiamo altri nemici, Capitan Ventosa. Che botta. Aia. Fuori tutti. Bravo, bravo, vai a morire nell'elettricità tu. Beh, finché stai sull'elettricità, guarda. Olè, ultra power. Infinite power. Vai. Ok, posso saltarlo, credo sì. Sto per morire io qui. Quindi niente, prendiamoci la special e andiamo a morire egregiamente. Ok, sperando che ci sia magari una pizza lì davanti. Io mi ricarico. Tosto questo episodio 12, eh. Soprattutto per colpa di sti cosini, a cui devo rispondere per forza con una special. Altrimenti è un casino. Dai! Eccoli qua di nuovo. Ok. Ho uno sputo di vita. Uno sputo di vita, letteralmente. Ci sarà il boss? Dai, dammi una pizza. Ecco, bravo. Eccolo il boss. Ha cazzato proprio. Chi è questo? Baxter Stockman. Svolazzatore matto mutante. Eh sì, matto mutante. Vieni qua un secondo che ti insegno una cosa. Ah, però un po' di danno se l'hai preso, eh. Il matto mutante. Oh, vai, vai, vai. Io una special così la tiro. Va bene. Vai, vai, fammi... fammi ricaricare la special. Fa un bordello di danno questo qua con la special, ma un bordello. Vai, vai. No. Dai, mostro. Dai, fammi ricaricare la special. Olè. Vai. Faccio di nuovo. Tanto quello è un po' stupido, a quanto pare non gli interessa troppo colpirmi. Colpiamolo un po' così e poi andiamo di special. Quando sta sopra di noi così facciamo un bordello di danno. Eccolo. Dai. Mancava un colpo. Attenti qui ora, eh. Ah, che botta. Tu. Di qua. Ottimo. Ok. Gli mancava solo un colpo, infatti. Baxter Stockman è stato confuso. Così confuso da colpirsi da solo. È stato tramortito. Cavabonga! Attenzione. Boss finale. È lui? Proprio lui? Ok. Rifugio rana mutante Nick. Cos'è? Non so cosa sia questo, andiamo a vedere ora. Ah, c'è tutta una nuova mappa, eh. C'è tutta una nuova mappa che noi
affronteremo però nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!